che me la ridà per parlare con un vecchio amico che è Alberto Bazzu. Ci sei? Ci sono, ciao Paolo, che piacere vederti e sentirti. Anche a me fa molto piacere, ma tu sei uno dei 200 abitanti di Osidda? Esatto, sono uno dei 200 abitanti di Osidda, sì, quindi ti batto in quanto ma mi batti, piccolezza del paese. Mi batti perché io sono residente in montagna, in Val d'Aosta, ai confini con la Francia, ci sono ben 611 residenti, quindi mi hai surclassato sotto questo punto di vista. Ma credo che abbiate capito tutti che io e Alberto ci conosciamo molto bene, siamo amici, però voglio spiegare anche a voi chi è Alberto. Alberto è un dottore in scienze motorie ed è un biologo nutrizionista. È proprietario di un'attività, diciamo, di un centro di alta prestazione che si chiama TNP, e precedentemente, tra le tante cose che ha fatto, ha lavorato anche con una squadra di nuoto professionistico che si chiama Energy Standard per la preparazione degli atleti in vista delle Olimpiadi di Rio 2016. Quindi, diciamo, una professionalità a 360 gradi nell'ambito dello sport. Anche perché oggi non ci parlerà di prestazione ad alto livello, ma ci parlerà di attività fisica nel diabete secondo tipo, l'insulino resistente. Dico bene? Esatto, hai detto benissimo Paolo. E io ti cedo volentieri quindi il palco. Ti ringrazio. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare la Scuola Regionale dello Sport per aver creato questo evento straordinario. Ringrazio anche Gianmario Migliaccio per come lo sta coordinando al meglio. Ecco. Ma passiamo a noi. Quindi vi voglio parlare di diabete e attività fisica. Voglio giusto dirvi qualche numero in Italia. Ci sono 3 milioni e 200 mila persone ammalate di diabete di tipo 2. In Italia ci sono il 64% della popolazione italiana è una popolazione sedentaria, non fa attività fisica. Il 26% invece è in sovrappeso o è obesa. Pensate che nel 2014 i morti per la patologia diabetica sono stati oltre 20.000 solo in Italia. Nel 1980 la percentuale di italiani affetta da diabete era il 2,9%, nel 2016 il 5,3%. Bene, ma le presentazioni le ha già fatte ampiamente Paolo per me, quindi qua andiamo oltre e andiamo a dentro di quello che vi voglio raccontare oggi. Non voglio essere troppo tecnico, non voglio parlare di numeri e di cose appunto troppo specifiche di questo ambito, ma voglio raccontarvi una storia comune, una storia come tante, una storia realmente accaduta e che molto probabilmente è simile anche a quello che è successo a voi. Vi voglio parlare di Mario. Mario è un ragazzo proveniente da una famiglia di lavoratori, quindi un ragazzo molto attivo che si è trasferito di città per poter studiare. Mario era anche un atleta, quindi si svegliava molto presto al mattino per allenarsi, poi andava a scuola, rientrava, mangiava in funzione dell'allenamento e poi andava a allenarsi anche il pomeriggio. Una volta terminati gli studi, entrando nella vita lavorativa frenetica, Mario ha dovuto abbandonare un po' quelle che erano le sue abitudini precedenti e quindi ha smesso di praticare attività fisica. Il suo lavoro era un lavoro prevalentemente d'ufficio, quindi un lavoro sedentario. Molto spesso usciva presto di casa la mattina senza far colazione, non pranzava o pranzava giusto un panino, rientrava poi la sera a casa stanco e stressato dal lavoro, si sedeva a tavola e mangiava tutto quello che trovava, mangiava ad libitum, come si dice. Ma nel corso del tempo questo ha iniziato a creare qualche problema a Mario. Ha iniziato a creargli qualche problema fin quando più o meno all'età di 40 anni ha iniziato a sentire i primi sintomi, quindi come ad esempio una sete continua, una polidipsia, così si dice, una poliuria, quindi andava molto spesso in bagno, un'astenia allucinante, quindi una stanchezza cronica, al che va dal medico e il medico diagnostica la patologia diabetica di tipo 2. Bene, ma vediamo un pochino giusto velocemente di che cosa si tratta esattamente per questa patologia. Il diabete non è altro che una patologia nella quale il livello della glicemia è elevato, cioè il glucosio nel sangue è più alto rispetto agli standard considerati. Da che cosa dipende questo? Sostanzialmente c'è un motivo sia familiare, quindi una predisposizione genetica, ma
questa predisposizione genetica, cioè il manifestarsi di questa predisposizione genetica dipende sostanzialmente dallo stile di vita che noi attuiamo. Quindi se abbiamo uno stile di vita sedentario come quello di Mario, se abbiamo un'alimentazione non corretta come quella di Mario, prima si crea una sindrome chiamata appunto insulinoresistenza, ne abbiamo parlato anche nell'esposizione precedente, cioè le cellule del nostro corpo, o meglio i recettori delle cellule del nostro corpo non riconoscono la funzione dell'insulina che permette quindi di far entrare il glucosio nelle cellule. Non entrando il glucosio nelle cellule, questo rimane nel sangue e appunto avviene quella che è detta insulinoresistenza e poi diabete. Ma poi qual è la terapia sostanzialmente per questa patologia? È quella che è stata data anche a Mario a suo tempo. Gli è stato detto mangia bene, mangia variato e mangia un po' meno di quello che normalmente fai. Fai attività fisica, almeno 30 minuti di camminata al giorno, così si diceva allora. E poi la terapia farmacologica, cioè metformina a 500 mg per 3 volte al giorno. Bene, Mario ha iniziato la terapia, però ha iniziato solamente una di queste cose e ha utilizzato solamente la terapia farmacologica, pensando che fosse la unica e sola che lo poteva aiutare. Ma nel corso del tempo le cose non andavano così bene. Arriva più o meno all'età di 60 anni e la terapia farmacologica diventa un'altra, cioè inizia a fare le iniezioni di insulina. Quindi le pastiglie che prendeva prima di metformina non bastavano più, ma doveva ricorrere alle iniezioni di insulina. Superata la soglia dei 60 anni, Mario si trova di fronte a un bivio e deve prendere una decisione. Qual è questa decisione? La decisione di cambiare la sua situazione patologica. Ed è proprio qua appunto che decide di cambiare e si affida a me. E vi racconterò insomma quello che abbiamo fatto con Mario. Abbiamo innanzitutto creato dei protocolli, cioè abbiamo fatto dei test iniziali per capire quella che fosse la situazione a T0 di Mario, abbiamo poi analizzato tutta quella che è la letteratura scientifica al riguardo della patologia diabetica, di come questa si può prevenire e di come possono essere alleviate le varie complicanze della patologia stessa. Abbiamo poi effettivamente creato i protocolli sulla base dei dati che abbiamo visto in letteratura e poi siamo passati all'azione. Mario ha iniziato a svolgere effettivamente questi protocolli, per poi dopo 21 giorni passare a una fase di retest, quindi vedere ciò che era successo. Capiamo cosa abbiamo fatto però come test. Innanzitutto un'anamnesi alimentare e un'anamnesi della stile di vita per capire quelle che fossero le abitudini di Mario, ovviamente. Dopodiché abbiamo fatto tutta una serie di test strumentali, come la verifica del peso e alcune analisi antropometriche, nelle quali abbiamo riscontrato che Mario aveva innanzitutto una situazione di sovrappeso vicino al primo grado di obesità. Aveva una circonferenza vita superiore ai 102 e un rapporto vita fianchi superiore allo 0,95. Quindi i valori soglia sopra i quali il rischio cardiovascolare aumenta drasticamente. Abbiamo fatto anche un'analisi bioimpedanziometrica per capire come fosse il vettore dell'idratazione e abbiamo visto che anche questo non era ottimale. Poi abbiamo fatto anche delle analisi ematochimiche, dalle quali si è evinto che il livello dell'LDL, quindi il colesterolo cosiddetto cattivo, era leggermente più alto rispetto a quelli che dovevano essere i valori normali. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato la letteratura scientifica e la letteratura scientifica cosa ci dice a riguardo? Per quanto riguarda l'allenamento, sappiamo che abbiamo visto che bisogna eseguire tra i 150 e i 300 minuti di attività media intensità, tra il 50 e il 70% della frequenza cardiaca massima, oppure tra 75 e 150 minuti di attività ad alta intensità, oltre il 70% della frequenza cardiaca massima. Questo deve essere fatto per almeno 3 volte alla settimana e non devono passare più di 2 giorni tra una volta e l'altra. E bisogna alternare assolutamente attività aerobica e all'attività anaerobica, perché si è visto che l'attività anaerobica è quella che va a stimolare meglio quei recettori che a livello muscolare si chiamano GLUT4 per riconoscere l'insulina e far entrare così il glucosio nelle cellule abbassando la glicemia. Dal punto di vista invece nutrizionale abbiamo visto che un paziente diabetico non deve mangiare tanto diversamente da una persona normale, deve solamente seguire alcune accortezze. Il livello di carboidrati tra i 45 e il 60% rispetto al totale energetico giornaliero, il livello delle proteine deve essere tra i 10 e i 20 grammi e il livello di grassi tra i 25 e i 35 grammi. Ovviamente anche l'acqua è importantissima, bisogna bere tra 1 e 1,5 litri di acqua ogni 1000 kcal e il sale deve stare sotto i 6 grammi per giornata.
Esattamente, noi abbiamo fatto questo nello stilare i protocolli. Abbiamo applicato queste regole che ci sono state date dalla letteratura scientifica. Il protocollo di allenamento che abbiamo ideato, ve lo spiego in breve, erano tre blocchi, ogni blocco da una settimana. La prima settimana Mario doveva semplicemente svolgere una camminata giornaliera partendo da 30 minuti il primo giorno, vi ricordo che Mario era un sedentario, aggiungendo 5 minuti ogni giorno fino ad arrivare al termine della settimana a percorrere 60 minuti di camminata a un'intensità media. La seconda settimana invece abbiamo aggiunto il lunedì, mercoledì e venerdì un'attività di tipo a corpo libero, quindi con dei semplici piegamenti sugli arti superiori, piegamenti sugli arti inferiori, delle trazioni sugli arti superiori, dei semplici esercizi di crunch addominali. Sono state eseguite 3 serie per 15 ripetizioni, intervallate da un tempo di recupero. Mentre il martedì e giovedì veniva svolta un'attività sempre aerobica, una camminata di 60 minuti a un'intensità media. La terza settimana invece non abbiamo fatto altro che aumentare leggermente il volume d'allenamento, quindi aggiungendo una serie agli esercizi a corpo libero e i giorni di allenamento aerobico, quindi della camminata di 60 minuti, abbiamo chiesto a Mario di svolgere un minuto a un'intensità tra 4 e 5 della scala RPE, quindi di sforzo percepito, e un minuto tra 7 e 8. Dal punto di vista invece nutrizionale non abbiamo fatto altro che applicare ciò che abbiamo visto prima. Abbiamo creato un protocollo leggermente ipocalorico rispetto al fabbisogno di Mario, che abbiamo stimato intorno a 2.400-2.500 calorie, e abbiamo dato 2.000 calorie a Mario. Abbiamo inserito anche alcuni alimenti che abbiamo ritenuto essere importanti, come ad esempio i carboidrati di origine vegetale, ovviamente di origine integrale, come ad esempio l'avena, che contiene delle sostanze come sono i beta-glucani, che si è visto abbassano il livello di colesterolo, ma comunque abbiamo seguito le linee guida. Poi Mario è passato all'azione, effettivamente per 21 giorni ha svolto tutta questa attività. Abbiamo chiesto inoltre di monitorare la glicemia 3 volte al giorno e la pressione arteriosa. Dopo 21 giorni ci siamo rivisti, abbiamo poi rifatto tutti i test. Abbiamo visto effettivamente che la composizione corporea di Mario è migliorata, ha perso 5 kg, la circonferenza addominale, il rapporto vita-fianchi è rientrato nei valori normali, rispettivamente 98 cm e 0,89. E poi anche l'analisi della glicemia abbiamo visto che mediamente è andata a abbassarsi, così come anche la pressione arteriosa. Ma per concludere, che cos'è il messaggio che io vi voglio lasciare? Non è semplicemente quello di dire che va bene, l'esercizio fisico è assolutamente fondamentale, quello basta andare su Google o leggere una ricerca scientifica, ormai è assodato, l'abbiamo visto anche precedentemente, ma quello che vi voglio dire è che non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi per iniziare a prendere in mano la propria vita e cambiare, migliorare la propria situazione. Questo ce lo dice anche il CONI Sardegna, nel progetto A Kentanos in Salute con gli over 65, hanno dimostrato che anche over, dopo i 65 anni, facendo un certo tipo di attività, si può migliorare la situazione patologica. Voglio chiudere con una frase che ormai ho fatto mia, che è questa: prenditi cura del tuo corpo in quanto è l'unico luogo nel quale vivrai per tutta la vita. Grazie e a Kentanos. Grazie Alberto, grazie, molto molto interessante.